Tornati sul canale, non aprite questo blog, io sono il Gonz. Oggi sono qua a dirvi qual è il miglior film horror del 2018. Ovviamente questa è una classifica o comunque una scelta che io faccio in base ai miei gusti. Anche perché sono d'accordo con William Friedkin, regista dell'Esorcista, che una volta disse: paragonare due film è una cosa da stupidi. Dire è meglio questo o questo? È una stupidata, perché i due film non sono due film che fanno a gara, non hanno la stessa storia, non è che una gara, ok? Sono due esperienze diverse, quindi uno ti fa fare vivere delle emozioni e uno delle altre, uno ti piace di più, uno ti piace di meno, ma sono entrambe due belle emozioni, o comunque due emozioni forti, sempre se i film sono validi ovviamente. Paragonare i film è una gran stronzata fondamentalmente, infatti io non li sto paragonando, vi sto solo dicendo quelli che secondo me sono i tre più belli, che mi sono piaciuti di più del 2018, e vi dirò qual è il più bello di questi tre. I film sono La casa delle bambole, Suspiria e Ereditari. Suspiria l'ho appena visto, ho appena fatto la recensione, l'ho visto in anteprima ed è un film incredibile. Per farla breve, è diverso dal Suspiria originale e questo è un pregio. Nessuno aveva voglia di rivivere quella roba là. Suspiria originale è bellissimo, è un cult, è tutto quello che è. L'ho rivisto prima di andare a vedere Suspiria di Luca Guadagnino, quindi che senso aveva? Infatti Luca Guadagnino ha fatto un altro film prendendo la stessa storia ma raccontando cose diverse in un contesto diverso, in un modo diverso, creando un'opera incredibile, un lavoro sul suono fantastico, un lavoro incredibile degli attori, della fotografia, veramente un film curatissimo, con tra l'altro, non l'ho detto nella video recensione, lo dico adesso, le musiche di Thom Yorke, che è il cantante dei Radiohead, che per la prima volta in assoluto fa la colonna sonora di un film, e ha fatto delle musiche che sono, ragazzi, cioè io la musica che ha fatto, il tema principale che si chiama Suspirium, l'ho ascoltato il giorno dopo per tutto il giorno praticamente. Mi sono svegliato la mattina dopo che aver visto il film e sono andato in doccia e mi sono messo quella canzone lì da ascoltare in loop continuamente per tutto il giorno. Stupendo. Quindi un film che ti rimane dentro, capito? Non come le robe di Netflix. Su certe cose devo dare ragione a Frusciante, che è molto estremista, però ha ragione, la qualità dei film di Netflix è bassissima. Suspiria è uno dei tre candidati. L'altro film è La casa delle bambole. Cos'è successo a lei e sua sorella quando eravate piccole? Abbiamo rotto tua sorella e adesso tocca a te. La casa delle bambole, che in realtà si chiama Ghostland o Incident in a Ghostland, insomma non so quale sia poi il titolo effettivo, comunque in Italia si chiama La casa delle bambole. A me piace molto come titolo, perché è un film che, se andrete a vederlo, vi trarrà in inganno, non vi dico altro. È girato benissimo dal regista di Martyrs, Pascal Lagier, che torna dopo 3-4 anni da, insomma, che non faceva un film, ne ha fatti pochi lui. Una tecnica mostruosa, migliorata, una sceneggiatura che veramente, ragazzi, vi sembrerà di entrare in una lavatrice, essere frullati e buttati fuori, veramente ne succedono di tutti i colori e non starete, veramente un film adrenalinico, un certo tipo di paura e di ansia molto diverso da Suspiria e da Ereditari. Sono tre film che hanno veramente tre tipi di meccaniche per scatenare la tensione, meccanismi per scatenare la tensione diversissimi, e infatti le emozioni che provate saranno completamente diverse per tutti e tre. Pascal Lagier ha creato questa messa in scena fantastica che vi terrà veramente col fiato sospeso fino alla fine, con anche tematiche molto interessanti. Un film che sicuramente colpirà tantissimo le donne, perché ci sono delle cose particolari, ma non vi dico niente, guardatelo. E poi l'ultimo film è Ereditari, film di Ari Aster. Film d'esordio, girato benissimo, costruito benissimo, con tantissimi richiami e piccoli dettagli e finezze durante tutto il film. Un film che ti sembra che sia una cosa
e poi ti butta la verità tutta in faccia così, con un finale controverso che ha fatto storcere il naso a tantissima gente. Io l'ho trovato veramente un film sul mondo soprannaturale, chiamiamolo, molto bello, molto coraggioso. E come avevo detto nella recensione, vi linko tutte le recensioni che ho fatto qua sotto. Come ho detto nella recensione, Ereditary tra 5 anni sarà già considerato un cult, un piccolo cult. Vi ho descritto i film e vi dico che mi sono piaciuti in questo ordine qua. Quindi al terzo posto metto La casa delle bambole. Devo dire che la decisione di metterli in questo ordine è stata abbastanza semplice, perché per me decidere come metterli, cioè quale mi è piaciuto di più, è semplice. Basta pensare a quanto sono rimasto colpito a lungo dopo la visione, quindi per quante ore, giorni è durata questa sensazione, la voglia di pensarci. Quindi La casa delle bambole, al secondo posto Ereditary e al primo posto Suspiria. E il criterio è quello. Io sono giorni che penso a Suspiria, mi sono andato anche a guardare dei video, mi ha veramente scatenato e sono veramente ansioso di vedere come lo accoglierà il pubblico, ma io credo che veramente sono abbastanza sicuro che, a parte pochi, verrà accolto grandiosamente dal pubblico, perché a differenza di Ereditary, che poteva sembrare un film, cioè uno poteva essere ingannato dal fatto che vado a vedere Ereditary, sarà come The Conjuring. No, non c'entra un cazzo. Conjuring è un film di plastica fatto bene, curato, ma è un film che non ha quell'anima, capito? Quindi Ereditary poteva sconcertare, cazzo, ma io pensavo una roba, invece questa roba qua, e poi il finale così strambo. Vabbè, posso capire che, ma invece Suspiria nessuno si aspetta niente, perché se ti aspetti il remake del film di Dario Argento del 77, allora sei un folle. Perché dai, ma l'hanno detto tutti, è chiaro come il sole, non è un remake, cioè è un remake nel senso che oggettivamente è un film tratto dalla stessa storia, ma non è la fotocopia fatta in chiave moderna o la fotocopia fatta uguale ma con i mezzi di oggi, no, è un altro film. La casa delle bambole è un film che secondo me, anche lì c'è una sorta di inganno che non vi voglio spoilerare, che attrae il pubblico di un certo tipo. Ma a differenza di Ereditary, secondo me La casa delle bambole è un film molto adrenalinico, che è girato molto bene a livello di regia, quindi alla fine ti cattura, c'è tanto action, e quindi questa è una cosa che piace al pubblico, alle masse, quindi va bene. Quindi uno può rimanere un po' così perché si aspettava altro, però no. Ho sentito gente dire, però mi aspettavo quella roba là, però comunque mi ha preso, bella storia. Quindi Ereditary è, diciamo, il più sfortunato, perché prova a fare qualcosa di veramente, fare una cosa nuova, una cosa nuova o comunque poco vista. Mentre invece Suspiria è una specie di perfetta commistione di elementi artistici fantastici, come la bravura immensa di Tilda Swinton, perfetta nel ruolo, Dakota Johnson che si crolla di dosso tutto quello che era il passato e fa una prova incredibile, oltretutto è bellissima, è un film erotico, poi guardatevi la recensione, non voglio farvela qua. E poi Tom York che fa questa colonna sonora avvolgente, stupenda, e anche la colonna sonora non è... La cosa figa è che Tom York conosceva benissimo i Goblin, ma da prima, pensa che essendo un musicista lui li conosceva prima di aver visto Suspiria di Dario Argento, perché i Goblin erano famosi in tutto il mondo, comunque erano una band della Madonna, sono degli artisti incredibili i Goblin, e lui non ha fatto la cover dei Goblin, cioè lui ha fatto io faccio Tom York, faccio la mia colonna sonora, e infatti è una bomba. Questo è il film che io considero migliore dell'anno. Perché vi dico che è il migliore? Perché Suspiria fondamentalmente doveva uscire nel 2018 ed esce l'1 gennaio. Io lo considero praticamente un film del 2018. Quindi, ma esce l'1 gennaio? No, doveva uscire a dicembre, è stato posticipato per questioni che non sappiamo. Quindi per me è un film del 2018, è stato fatto da un bel po' di tempo, e quindi per me Suspiria di Luca Guadagnino è il miglior film del 2018.
Approfitto per salutare e ringraziare Nicola Governi, che è un nostro iscritto, che anche lui ha un canale YouTube dove, insomma, lui fa dei video dove fa vedere tutti i suoi acquisti, e devo dire che è interessante perché compra veramente tantissimi film ogni mese, continua a comprarli. Vi consiglio di iscrivervi al suo canale, vi metto il link qua sotto, e poi approfitto per farvi gli auguri di buon anno. L'anno prossimo usciranno un sacco di cose interessanti, ma non un sacco, però ci sono già delle chicche, come Us di Jordan Peele. Us è interessante. E poi ce n'è, c'è il secondo capitolo di It. Boh, c'è un po' di roba, adesso non me la ricordo a memoria comunque. Magari facciamo un video su cosa mi aspetto da questi titoli. Prendo la lista. Questo è tutto, quindi buon anno. Vi auguro un anno stupendo, pieno di film horror, rigoglioso, dove possano succedere solo cose belle. E con questo, come di rito, vi chiedo di mettere like, commentare e iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella. È stato un bell'anno comunque. Arrivederci! Buon anno! Non ho neanche una bottiglia da stappare. La vado a prendere? Ah sì, la vado a prendere. Sono andato a prendere una delle mie birre e vi stappo questa per Capodanno. Pronti, partenza? Ma non ho fatto il botto. Auguri! Niente, auguri, ci vediamo al prossimo video.